Allora, mister, una partita in cui Monterosi ha fatto la sua parte, no? Poi è arrivato il 2-0 che forse ha tagliato un pochino le gambe, però la Virtus, la Monterosi ha risposto colpo su colpo, soprattutto dopo il gol dello svantaggio di Pariello. Sì, abbiamo cercato di reagire a un approccio sbagliato che abbiamo avuto a inizio partita, cosa che ci aveva contraddistinto fino adesso e oggi siamo peccati in quello. Ovviamente abbiamo incanalato la partita dove voleva Francavilla. Quindi quello è un aspetto che abbiamo sbagliato, poi abbiamo cercato di reagire, ci sono stati degli episodi che potevano sicuramente riindirizzare la partita in un altro verso. Poi abbiamo preso il secondo gol e lì si è un po' chiusa la partita, però ripeto, la cosa che mi preme sottolineare è che abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, cosa che avevamo fatto benissimo fino ad oggi e dovevamo fare anche oggi, perché sapevamo che Francavilla avrebbe fatto una partita aggressiva e quindi abbiamo permesso di fare la partita che voleva. Cosa vi portate invece di buono? Ma di buono che comunque i ragazzi hanno, come al solito, ci hanno messo massimo impegno. Ci sarà giustamente da rimboccarci le maniche, perché mercoledì c'è subito un'altra partita, quindi c'è poco da pensare, ma subito da metterci al lavoro per preparare questa partita. Grazie, mister.